guarda quanto sono puliti i denti. Fammi vedere. Brava, amore mio, sono talmente puliti che brillano. Ma hai pianto? No, che pianto, no, mi è andata a finire una cosa nell'occhio. Adesso andiamo a preparare lo zaino che si fa tardi per andare a scuola. E papà? No, papà oggi non viene perché ha un sacco di impegni. Ti accompagno io, ti dispiace? No? Ti voglio bene, amore mio. Pensi che la mia offerta per l'auto sia troppo bassa? Vorrà dire che continuerò a guardarmi intorno. Magari tra un po' non riesci a venderla e ti farei vivo. Ti saluto. Aspetta, aspetta, dico, ormai sei qui, sarebbe un peccato. Cerchiamo di trovare un accordo. Siamo tra persone ragionevoli, no? Qui. Allora, se riuscite a sentire quello che si stanno dicendo, neanche una parola. Oh, questo vuol dire che stanno zitti. Brutto segno, era. No, no, è che proprio non si sentiva niente. Raffaele gliel'aveva detto a Nick che era meglio che l'accompagnavo. Non ce la può fare mai a spuntarla con quella serpe di Alberto Palladini. Siamo d'accordo, accetto l'offerta. La macchina è tua. Beh, devo dire che ti avevo proprio sottovalutato, sai? Dove è finito quel praticante imbranato che mi chiedeva consiglio quando andavo a lavorare allo studio di Enriquez? Si è fatto le ossa. Ciao, Alberto. Quanto tempo ci sta mettendo? Quanto tempo? Ma quello Alberto Palladino lo sta facendo a pezzettini, sicuro lo sta facendo a pezzettini, sta venendo là. Oh, Nico, ma quanto tempo ci hai messo? Mamma mia, che ti ha risposto Alberto? Secondo te? Che ti avevo detto? Accettato, al mio prezzo. Sono o non sono un avvocato spietato? Che ti avevo detto? Che mio figlio se lo metteva in tasca come quando voleva Alberto Palladini? Eh? Abbracciami, figlio mio, abbracciami. Io non ho mai avuto nessun dubbio che tu ce l'avresti fatta. Vai, vieni qua, mamma mia, bella. Bella, Nico, bella. Tiè, prenditi un caffè. Hai bisogno di una pausa? Sì, grazie, grazie. Vieni qua vicino, mi ci vuole. Dall'espressione, questa storia di Arturo Addezio ti ha preso parecchio, eh? Sì, e non è solo per la questione del processo, sai. Mi appassiona il suo ruolo di sindacalista negli anni in cui ero operaio al pastificio. Guarda qua, vedi, in questo articolo si parla proprio di quel periodo e delle sue battaglie in difesa dei lavoratori. Era una figura importante del sindacato locale. Gli operai lo rispettavano molto e tra l'altro quello è un momento fondamentale nella storia del movimento operaio. Beh, certo. Quantomeno c'era grande partecipazione politica. Sì, la gente forse se lo dimentica. Ma vedi, proprio grazie alle lotte dell'autunno caldo che si arrivò allo statuto dei lavoratori, una conquista impensabile soltanto pochi anni prima. Ci furono scioperi, ci furono manifestazioni, scontri con la polizia e molti lavoratori furono anche presi di mira per il loro posizionamento politico. Il padre di Marina ha pagato un prezzo altissimo. Sicuramente la sua fama di essere una testa calda l'ha reso il capro espiatorio perfetto, ecco, agli occhi di tutti. E pensi di parlarne in trasmissione? Sì, sì, decisamente. Anche se più vado avanti, più mi rendo conto che è una storia che ha bisogno di un più ampio respiro. E sì, io credo che ci sia bisogno di mettere mano a un secondo libro. E la storia di Arturo Addezio credo che sia l'occasione giusta, sai? Commissario, stavo proprio cercando lei. C'è il tuo giorno fortunato, dimmi, che c'è? Sono appena arrivati i risultati preliminari dell'autopsia di Sebastiano Rosato. E ho pensato che volesse vederli subito. Ah, bravo, stavo proprio aspettando. Bene. Ma fammi capire, che cos'è che ti ha tanto turbato della mail di Filippo? Assurdo che mi abbia mandato una mail.
se voleva discutere della gestione di Irene, che ci voleva a farmi una telefonata per vederci? Abitiamo nello stesso palazzo. Sì, ma da quello che mi è parso di capire, ultimamente è sempre stato molto difficile confrontarvi, o mi sbaglio? No, è vero. Ogni conversazione si trasforma immancabilmente in un'occasione per uno scontro, per recriminazioni da parte di entrambi. Senti, è solo un'ipotesi. Comunque io credo che Filippo abbia evitato il confronto diretto proprio per non alimentare ulteriori tensioni. Va bene, salviamo la sua buona fede. Ma la cosa che mi devasta è pensare che siamo arrivati a questo punto. Noi fino a poco tempo fa eravamo felici. Eravamo una famiglia. Come abbiamo fatto, Giulia, a distruggere tutto? Come? Scusi, le sto facendo passare proprio un bel pomeriggio. Ma non dire sciocchezze. Invece ascoltami, io so che quando una coppia è in crisi come la vostra è molto difficile rimanere lucidi. Quindi è utile, diciamo, mettere delle distanze. Capisci cosa intendo? Sì, anche se non rende le cose meno dolorose. Io credo che la mail di Filippo ti abbia turbato anche perché in qualche modo ufficializza la vostra separazione. Tu non sei convinta di questo? Sì, forse è vero. Leggendola mi sono resa conto per la prima volta che questa separazione è reale e che ci siamo veramente allontanati. Va bene, la situazione è di grave crisi, ma si può superare. Accetta un consiglio. Tu rifletti quanto vuoi, però cerca di confrontarti con Filippo in maniera più calma, più disponibile. Io sono sicura che questo aiuterà qualunque decisione voi decidiate di prendere. Per scrupolo, ho appena parlato con i medici che hanno seguito Sebastiano Rosato nell'ultimo ricovero che ha fatto, no? Qualche mese fa. E che hanno detto? Erano a conoscenza della cosa? Hanno confermato i risultati dell'esame autoptico. Ah, quindi aveva ragione lei. Solo che con questi ultimi elementi le conclusioni sulla morte di Rosato possono essere rimesse tutte quante in discussione. Penso proprio di sì. Senti, ma tu sei riuscito a parlare poi col PM che segue il caso? Segue le indagini? Sì, l'ho chiamato, però non ci può essere d'aiuto al momento perché è stato spostato su un altro caso. Quindi che facciamo? Niente. Che facciamo? Non possiamo mica starcene con le mani in mano. Questi nuovi elementi hanno cambiato le carte in tavola. Bisogna agire in fretta. Siamo d'accordo allora? Vi faccio avere un elenco dettagliato di tutti i macchinari che hanno bisogno di essere revisionati e quelli che invece devono essere sostituiti. Sì, d'accordo, glielo faccio avere quanto prima. Grazie. Pronto? Dottor Rosato, buongiorno. Sono il commissario Landolfi. Salve, non mi aspettavo una sua telefonata, come posso esserle utile? Senta, avrei bisogno che lei venisse subito in commissariato. Dovrei chiarire con lei alcuni dettagli sulla morte di suo zio. E le consiglierei di portare anche un avvocato. A poco, basta così. Ehi, fratello tuo, Scusate, permettete una parola? Salve, dite pure. Ah no, vi volevo dire che io, come dire, ho il massimo rispetto per il vostro lavoro, però questi sacchi, queste cose li dovete spostare, altrimenti le persone come passano? Ma c'ha detto guardaporte, sta qua. Potete ripetere, per favore? Ce l'ha detto Raffaele di stare qua. Ah, vabbè, ma quello è... il signor Raffaele può dire quello che vuole, ma lui non ha nessuna autorità per decidere. Scusate, ma voi chi siete? Permettete che mi presenti, sono il dottor Renato Poggi, storico inquilino del palazzo, nonché proprietario di ben 3 appartamenti nel palazzo stesso e di una delle cantine interessate ai lavori. Quindi, il sottoscritto ha tutto il diritto di mettere voce su questa faccenda. Ho capito, però così voi mi mettete in difficoltà perché non Raffaele ha detto espressamente devo stare a sentire a lui. Voi non vi preoccupate del signor Raffaele, al signor Raffaele ci penso io. Voi pensate a spostare la roba. Volete così? Sì. Gianna, lascia tutto coso e sposta tutto coso, va. Ambezza. Scusate, che avete detto precisamente? Gennaro,
lascia tutte le cose e sposta subito, via. Benissimo, benissimo, molto bene, molto bene. Adesso, se non vi dispiace, se non vi è di troppo disturbo, mi accompagnereste nella mia cantina perché vorrei vedere proprio con i miei occhi come procedono i lavori.